Difenderò e preserverò a denti stretti il futuro dell'ospedale Sarcone, a dichiararlo Francesco Spina, intervenuto a Terlizzi nel corso dell'incontro con gli elettori Diamo un futuro al nostro territorio. Il candidato alla Camera dei Deputati per il centro-sinistra nel collegio uninominale Puglia 3 ha affrontato il tema sanità, una questione delicata che ormai da tempo interessa la città di Terlizzi e l'intero Nord Barese. In molti, infatti, si interrogano sul futuro dell'ospedale Sarcone, preoccupandosi della possibile chiusura di quello che è stato da sempre un importante presidio sanitario. Ho visitato l'ospedale di Terlizzi, ci sono reparti molto molto efficienti, molto moderni e quindi bisogna tutelare questi reparti e ipotizzare anche quelle che possono essere le vocazioni del territorio, se domani ci sarà l'opportunità di assecondare, di potenziare quella che può essere l'assistenza, la medicina territoriale, quella che presuppone anche la deospedalizzazione ma anche una visione più moderna della medicina, beh, lo faremo. Ma io sarò col coltello tra i denti a difendere i diritti di questo territorio e la non chiusura dell'ospedale, che penso che non vuole nessuno e non lo vuole neanche Michele Emiliano, come qualcuno forse in malafede in campagna elettorale ha fatto intuire in queste ore. Ma Terlizzi è anche la città dei fiori. Occorre mettere in campo strategie per rilanciare il settore florovivaistico. Migliorare oggi quello che è una straordinaria fonte di ricchezza, di lavoro, cioè il mercato dei fiori, bisogna forse renderlo un po' più efficiente e dare un aiuto alle amministrazioni per trovare risorse e soprattutto progetti per rendere piene le sinergie tra pubblico e privato e coinvolgere gli operatori nella gestione. Potrebbe essere anche una straordinaria opportunità di rilancio e sviluppo.